Massimo Bitonci, presidente del gruppo della Lega Nord al Senato, il Carroccio come ha votato a Palazzo Madama? Ma noi, come la Camera, quindi astensione, è anche vero che qui al Senato l'astensione ha un valore diverso perché l'astensione al Senato vale come voto contrario, però ovviamente è un messaggio politico, non potevamo certamente votare a favore perché il discorso di Letta è stato un discorso molto ampio, però forse troppo ampio. Noi ci aspettavamo pochi punti e soprattutto dei punti a favore delle imprese del nord, dei nostri imprenditori, delle nostre famiglie. Invece troppi argomenti, non sappiamo da dove vengono prese le risorse, si parla di IMU, di cancellazione dell'IMU, ma in effetti sarà solamente una sospensione, quindi noi per la prima parte dell'intervento ovviamente avremmo dovuto votare no, quindi contrari, ma nella seconda parte dell'intervento, ribadito anche oggi in aula la replica, il Presidente Letta ha parlato di questa cosa che a noi interessa molto, che è la Convenzione per le riforme, che è una cosa prettamente leghista. Cioè già nel 2005 la Lega portò insieme con il PDL una riforma costituzionale che tutti conoscono con il Senato federale e la diminuzione del numero di parlamentari, il dimezzamento del numero di parlamentari. È una cosa che ci interessa, Letta ha dato anche un termine, 18 mesi, quindi questa è un'apertura di credito che la Lega fa, non la fa a tempo indeterminato, la fa per 18 mesi e la fa soprattutto se questa convenzione per le riforme va avanti e se la Lega sarà protagonista di queste riforme di carattere costituzionale che tutti i cittadini aspettano da sempre. Ecco, lei è proprio dalla questione settentrionale, ha pigiato il tasto in aula nel suo intervento guardando Enrico Letta, un tema che appunto Letta ha toccato minimamente, se non forse quasi dimenticato. No, se è sembrato nel discorso di Letta di ieri e di oggi quasi voler nascondere alcuni problemi, e infatti non si può fare un programma prendendo solo tutti gli aspetti, diciamo, che uniscono i vari movimenti. Io ho parlato in maniera chiara del problema dell'immigrazione, non si può far finta di niente, sappiamo le dichiarazioni del neo ministro che non condividiamo, noi pensiamo che debba rimanere assolutamente la Bossi-Fini e che non si può andare verso lo ius soli, chi nasce in Italia comunque deve fare un percorso come chi viene da noi di almeno 10 anni, certamente per i ragazzi che vivono qui dopo un lungo periodo di tempo è giusto che ottengano la cittadinanza, però devono ottenerlo secondo i modi stabiliti dalle attuali norme che noi non vogliamo assolutamente che vengano modificate. Su questo il Premier ovviamente non ha toccato questi argomenti, gli abbiamo chiesto di intervenire su questo, come anche sul problema delle imprese del nord, sull'IRAP, sul problema della defiscalizzazione, sul problema del patto di stabilità, del credit crunch, cioè del credito alle imprese. Ho fatto nel mio intervento ho fatto osservare come le nostre aziende pagano un 3% in più di interessi in media rispetto alle aziende tedesche, e se non è questa concorrenza sleale che cos'è? Quindi tutte queste cose che a noi sembrano estremamente concrete che il Presidente non aveva toccato, e questo lo facciamo perché vogliamo difendere i nostri cittadini, le nostre imprese del Nord.